passato. Avanti. Siete in ritardo di 27 secondi e 8 decimi. Segnale d'allarme neutralizzato. Procedere sulla cassaforte. Ricevuto. Stabilire contatto video. Ricevuto. Un minuto e 28 secondi per sistemare le cariche. Centrale chiama autoambulanza. Autoambulanza in ascolto. Partite. Velocità 40 km orari. Ricevuto, passo. Tutte le cariche sistemate. Togliere contatto video. E pronti per l'esplosione. Ricevuto. Togliere contatto video. Via tutti. Cassaforte aperta. Molto bene. Ristabilite contatto video. Ricevuto. Centrale chiama autoambulanza. Ascoltiamo. Chiudere la sirena. Fatto. Girate 20 minuti per la città
e rientrate alla base. Ricevuto. Chiudo. Che uomo! Ma per me stavolta lo arrestano. Sei matto, è una cosa perfetta. Troppo perfetta. Un lavoro così lo può fare solo il maestro. È come se ci fosse la sua firma. Ah, ma il maestro ha un alibi. Se fossi io il capo della mobile lo arresterei con qualunque alibi. Per farla franca dovrebbe essere in prigione stanotte. Meraviglioso. Togliere contatto video. Tra due minuti tutti alle macchine. Ricevuto. Sensazionale colpo stanotte a Roma, svaligiato una grande gioielleria! Vuole proprio conoscere il mio parere, commissario? Sono qui per questo. Bene, io la penso esattamente come lei. A quanto ho potuto leggere sui giornali, la tecnica di quel colpo è la mia. E le assicuro che ci sono solo io in Europa capace di organizzare una rapina su basi così scientifiche. Sì, d'accordo, ma ti scusi. Ma non posso mica arrestare te che eri in galera quella notte. Eppure il vero colpevole sono Come? Io. Volevo dire che l'autore materiale del furto mi ha copiato. Eh sì, caro commissario, quando ci si mette a rubare fra ladri, addio onestà. Prego, signore, si accomodi. Mi dica. È molto imbarazzante, dottore. Rammenta quando veni da lei tempo fa per denunciare una persona? Una persona. Il conte De Bellis. Ma che conte, signore? Anche l'altra volta le ho spiegato che quell'uomo non è un conte. È un famoso pregiudicato noto negli ambienti della malavita col nome di maestro. Devo dire che nel suo genere è veramente un maestro. Insomma, è un celebre ladro. Ma non è un ladro. Come no? Beh, ecco, non è un ladro per quanto mi riguarda. Mi vuole spiegare questa faccenda? Ma certo, sono venuta a ritirare la denuncia. Che cosa? Sì, il gioiello che credevo mi fosse stato rubato l'ho ritrovato. Eccolo. Era finito sotto i cuscini di un sofà e stamane la cameriera nello spolverare... Signori? Grazie, brigadiere. Bentornato, maestro. Ah, salve, Mirko. Bye.
Allora hai le idee chiare? No. Volevo ben dire. Ma non hai capito che quello che ti ho detto è semplicissimo. Ti deve distendere in mezzo alla strada fingendoti ferito. A questo punto, se passa una macchina, che cosa fa? Mi schiaccia. No, vedendo un ferito si ferma. I passeggeri scenderanno per soccorrerti. A questo punto salterò fuori con la pistola in mano e mani in alto. E se non si fermano? Ma no, vedendo un ferito si devono fermare per forza. Ma lo vuoi capire che la rapina è una scienza esatta come la matematica? My dear brother. Che? My dear brother. Ma come parli inglese adesso? Forse hai dimenticato che sono stato un lungo periodo in Inghilterra? 2 giorni ci sei stato. Quanto basta per aver studiato i classici del crimine? Guarda, leggi. Che roba è? Guarda, la conosci, eh? Agatha Christie. E chi è che non conosce Lacrima Christie? Ma che dici? Agatha Christie. E poi vuoi sapere come mi sono ispirato per questa rapina? La rapina sull'autostrada di Mike Spillane. Senti, questo spellone forestiero, lo sai che gli autisti italiani mettono sotto le persone sane? Figuriamoci i feriti! Bambinone sei, bambinone! Ho previsto anche questo. Metteremo a distanza regolamentare il triangolo. Senti, col triangolo, senza triangolo, io non lo faccio. L'apprendista cadavere non mi va. Va bene, allora invertiamo le parti. Invertiamo. Il ferito lo faccio io. Mi posso fidare? Perché hai dei dubbi? Molti. Non ti preoccupare, ci penso io. Non appena arriva la macchina e scendono i passeggeri, esco io con la pistola e dico fermi tutti. Ed è tutto a posto. Stai attento, Mi posso truccare da cadavere? Non c'è bisogno. Non c'è cadavere al mondo che ti superi. Dove ci mettiamo? Andiamo. Di là. Ecco. Vieni. Vai, di là. Nasconditi! Farete i conti con Ringo! Un ferito. Però non capisco il triangolo. Fermi tutti! Ho la borsa alla vita! Ma quante volte dobbiamo ripeterlo, signor commissario? I nostri clienti volevano scherzare. Si è trattato di un semplice innocuo scherzo. Ma quale rapinatore avrebbe agito in si barbaro modo? Avrei notato che la pistola era scarica. Meno male che avevi dimenticato di caricarla. Non l'ho dimenticato, solo che era difficile caricare la pistola con le palline da caccia. E poi, signor commissario, l'abbiamo già spiegato che i signori sono 2 deficienti. Così deficienti che anche volendo non potrebbero fare i rapinatori. Mo' li guardi bene. Abbandona quella faccia da intelligente, se non rovini tutto. Quale tribunale le condannerebbe? Sarebbero senz'altro assolti per infermità mentale. Basta così, signori, mi avete ubriacato. Speriamo bene che lei abbia capito. Certo, io ho capito tutto. Quello che non capisco è come mai 3 illustri avvocati come voi si siano scomodati per 2 tizi del genere. Signori, siete liberi. Grazie, signor commissario. Ma non scherzate più, perché se dovesse venire anche a me la voglia di scherzare, per voi sarebbero guai seri. Non si preoccupi, non succederà mai più. Tanti saluti al suo cognato. Buongiorno, signorini. Filiberto, portaci a casa. Bentornati, signori. Thank you, Gerard. Ci sono visite. Ah, donne! No, vostro fratello. Ah, forse è venuta a congratularsi con noi. Non credo proprio. Vedrai che, come ti dico io, abbiamo fatto un'opera d'arte. Zitto. Goodbye, Paul. Addio, Paluzzo. Fratellino caro! Sei fiero di noi? No, neanche un po'.
Lasciaci un attimo, per favore. È necessario rammentarvi che non siete più due bambini? E che certe ragazzate non si fanno più alla vostra età? Ma quale ragazzate? Noi facevamo sul serio. È stato lui a organizzare e a inventare la rapina sull'autostrada, lui! Beh, insomma, cos'altro devo fare per tenervi buoni, tranquilli, lontani dai guai? Solo questo io vi chiedo. E non mi sembra che sia troppo. Ma tu ci chiedi di tradire i nostri ideali? Ideali? Dimentichi che papà, prima di morire, ci fece giurare di tenere alto il suo nome? Eppure quello del nonno e anche quello del bisnonno. Guarda, Paolo, i nostri antenati. Oh, ma non ricominciamo con gli antenati. La conosco, la canzone. Sì, ma ogni tanto la dimentichi. Guarda, zio Luca, come mi somiglia, stessi baffi. L'inventore della sega a petrolio per scassinare le cinture di castità. E zio Guglielmo? Guglielmo? Il borsaiolo, che fregò il portafogli al boia mentre lo stava ghigliottinando. Queste no, perché somigliano a lui. Nonna Clotilde! Dove la vogliamo mettere, nonna Clotilde? L'inventrice della banda del buco. Papà. Papà. Piede di porco d'oro 1927, 28, 29 e 30. E quello? La pecora nera della famiglia. Sì. Clerico! Guarda. Basta. Basta con queste sciocchezze. Perché? Vedete, ragazzi, ascoltatemi. La rapina non è cosa per voi. Ogni volta che cercate di fare un colpo, io sono costretto a mobilitare i migliori avvocati di Roma per tirarvi fuori dai pasticci. I colpi lasciateli fare a me, che sono più portato per questo genere di cose. La rapina è una scienza esatta. Lo dice pure lui, lo dice. Insomma, io vi ho regalato questa villa. Non vi faccio mancare nulla. Ma insomma, cosa volete di più? Ma noi questo lusso ce lo vogliamo guadagnare. I soldi, finché vivo io, ne avrete sempre a volontà. Questi sono 20 milioni. La vostra parte del mio ultimo affare. Non possiamo accettare. Io accetto. Ti dico di no. Che te l'ha detto? La nostra coscienza. Io non l'ho sentita. Questo denaro mi sembra di rubarlo e invece io vorrei guadagnarlo disonestamente. Ciccio, ragioniamo. Io ho bisogno di lusso, di denaro e di tranquillità. A volte penso che tuo fratello abbia più cervello di te. Certo. Allora, promettete di darmi ascolto? Lo giuro su questi soldi. Lui lo giura, io posso promettere di metterci tutta la buona volontà. Germia, devo dirti una cosa. Arrivederci, fratellini. E non fatemi arrabbiare. Non ti preoccupare. Che odore di grana! Che odore di grana! Caino! Adele! A proposito, Geremia, non ho visto le due ragazze, Gabriella e Patrizia, se non sbaglio. Gabriella e Patrizia ci hanno lasciato il mese scorso. Ah, sì, beh, volevo dire Teresa e Luise. Mi spiace di non averla avvertita, signore. Cosa c'è? Se ne sono andate anche loro? Da due giorni. Ah. Ecco perché i due... Avrei dovuto immaginarmelo. C'è un lavoro urgente per te, giovanotto. Ho capito, siamo alle solite. Alle solite. Va pure. Non avreste dovuto farlo, ragazzi. Al maestro, credete, è dispiaciuto moltissimo. Ma lo sa quanto sono idioti i suoi fratellini, il maestro? Se non lo sapesse, non vi avrebbe dato tutti quei soldi. Vi pagava bene, no? È vero, ma non c'è somma al mondo che possa farci sopportare due cretini come quelli. Thank you.
speriamo. Va benissimo qui. Buonasera. Non sei riuscito a convincerle, vero? Non c'è stato verso, non ne vogliono sapere. Beh, allora non ci resta che trovarne altre due. È una parola. Io capisco l'amore fraterno, tesoro. Però scusa, è un'assurdità che tu debba rendere certi servizi ai tuoi fratelli. Non credere che mi diverta. L'unico mezzo per distrarli dalla mania di fare i gangster è mettergli accanto due donne. Il guaio è che non basta pagarle bene. Dopo 15 giorni al massimo, gettano tutte la spugna. Poverine, conoscendo i soggetti si può capirle, no? I signori desiderano? Tu cosa pensi? Martini. Tre martini drive. Ecco, guardate se dico bugie. Priscilla e Susie hanno resistito 6 giorni. Giulia e Betty un po' di più, 11. Sentito. Wanda e Flora quasi 5. Odette e Marcella 3. Solo 3 giorni. No, 3 ore. 3 ore. Record assoluto. Ditemi voi dove vado a sbattere la testa. Oramai li conosco. Quella bruna col vestito verde? È Lucia. Già collaudata, già dimissionaria. Questa bionda col vestito bianco. Sally, una settimana in coppia con Cristina. E quella che va? Cristina. E quella è Odette. Detentrice del record, ex equo con Marcella. Il record di 3 ore. Non trovo cosa ci sia da ridere su una disgrazia infamile. Uscire con me. Non si può vivere in 3. Tu l'hai incontrato, lo so, un giorno prima però. A me per prima baciò. Non c'è fusto più fusto di lui. Ma si impegna solamente quando abbraccia me. Solo me. L'amore è un tornado con lui. Per sedurlo gli cucino l'osso buco col purè. Col purè. Il barboncino bene l'ha regalato a me come pegno d'amore. Cristina la scimpanzé l'ha regalata a me. E ci parlo per ore, è un grosso problema per noi. Anastasio, questa tipa è troppo stupida per te. Per te. Dividerlo a pezzi non vuoi. Ti darò le sensazioni più inaudite con lo shake. Con lo shake. Voglio Anastasio per me, voglio Anastasio per me. Non si può vivere in 3. Dalla mamma Gallarate lui mi porta con sé. Ma suo padre, il colonnello, vuol piazzarlo con me? Con me? Con me? Con me? Con me! Senti un po', Mirko, ma lo fanno apposta essere così cretini. No, no, sono cretine per davvero. È il duo Chetti, ma le chiamano le duochette. Tu le hai già interpellate, immagino. Eh? No, non ancora. Ascolta, mi è venuta un'idea niente affatto malvagia. Se sono così cretine come sempre, il mio problema è risolto per un po' di tempo. Io penso per sempre. Oh, non esageriamo, cara. Tu non conosci Franco e Ciccio? Per il meglio, signore. Che te ne pare dei tuoi nuovi giocattoli? Eccezionali dal punto di vista estetico, signore, e intellettualmente nulla. Che sono stanco! Scegliamo un bel programma per questa sera. Scegliete, scegliete, che dopo ve lo dico io qual è il mio programma. Scusate. Sì, sì. Guarda, che te ne pare? Siamo fortunati. Noi piacciamo, siamo due uomini sexy. Sì, ma siamo anche fortunati.
Se Teresa e Luisa non avessero ricevuto quel telegramma urgentissimo, come la mettavamo con queste due, eh? Già, è vero. E non è la prima volta che succede. Ci fai caso che ogni volta che due donne bellissime si innamorano di noi, le altre due di prima partono giuste giuste? Per un'improvvisa disgrazia in famiglia. E non è fortuna, eh? Come la chiami? È una disgrazia fortunata. Sia tranquillo, maestro. Con due bambole come queste non penseranno più a fare i colpi. Certo, la terrò informato. Avete deciso dove andare, bambole? Al cinema. C'è un vecchio film che non ci stanchiamo mai di rivedere. Giungla d'asfalto. Vi piacciono i film di gangster? No, ci piacciono i gangster. Quelli sì che sono veri uomini. Buon gustaie. Vi piace quello che fanno? I furti, le rapine. Ci andiamo pazzi. Noi due sappiamo sempre tutto della cronaca nera. Ciccia, donne intellettualissime sono. Non ti entusiasmare. Amereste due gangster? Ce li mangeremo di pace. Oh, 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 sì, scusate. Excuse moi, please. Prepariamoci a darci pasto a queste due donne che sono assetate dell'uomo mascolino. Facciamogli vedere la fedina penale. Ci facciamo una brutta figura, siamo incensurati. L'intenzione è quella che conta. Togliamoci le facce. Vuoi dire le maschere? È la stessa cosa. Baby? Nesco? Dove andiamo? Ti piacerebbe conoscere due gangster? Oh, sì! Come on! Che bello! Cayman! Per di qua! Non appena accendo le luci vedrete che non è più buio. Ma qui non c'è nessuno! Ma i delinquenti dove sono? Dietro le vostre spalle! I delinquenti siamo noi! Come divertente! Ci avete fatto uno scherzo proprio bellino! Che dici? Ci ce l'hanno preso per uno scherzo! Vi ingannate, my fair lady! Rubare per noi è la cosa più seria del mondo! Il furto, non dimenticatelo, è la molla della storia! Adamo rubò una mela e il cammino dell'umanità ebbe inizio! Mio cugino mi fregò 5.000 lire e la parentela ebbe fine. Please, Frank, please. Come vedete, baby, questa è la nostra palestra. È qui che noi ci alleniamo e che ci facciamo le ossa. Proprio così. E come vedete, qui abbiamo i nostri ferri del mestiere. Maschera da gas, uno scheletro in pensione, dei libri che noi non leggiamo. Abbiamo del cianuro di bicarbonato. E questo che cos'è? Oh, è la fotografia di mio fratello Ciccio quando era bambino. Simpatico. Please, Frank, please. Voi non ci crederete, ragazze, ma siete le prime due donne che mettono piede qui dentro. Oh, le prime? Sì, perché ho capito che ci comprenderemo. Cari, ci portate a fare un colpo con voi? Sì, andiamo fuori. Fermo! Perché? Nessun bandito professionista serio si porta appresso la sua donna quando va a lavorare. A parte che io non sono un professionista, ma un dilettante, e anche poco serio. Oh, potremmo portarli al cinema o a ballare. Ah, se ci portate a ballare una sera fate il colpo al dancing. Perché siamo i tipi che ci accontentiamo dell'incasso di un dancing? Conoscete il Piper? No, conosciamo il peperone, ma è molto più grande. Ma no, il Piper è un tabaret che va di bellissima moda. C'è sempre un sacco di gente. Una sera ho sentito dire dal padrone che aveva incassato 5 milioni. Bene, siamo in perfetto orario. Sei sicuro? Sì. Vieni. Eccomi. Aspetta. Quella è la finestra. Apro. Sì. Non c'è nessuno. Ma io me ne scotto. Dove vai? Dove vai? Io paura. Che paura. Non ci succederà niente. Dai, sali. Aspetta che mi alzo. Sali. Aspetta. Sali. E tabacchi. Zitto, imbecille. Ciccio! 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 Mamma mia!
dove sei, Seggiozzo? Aiutami, non ci vedo! Ah, aiutami, alzami! Ma come mi hai fatto vestire da diabolacchio, da criminalocchio, da satanacchio? Zitto, parabacchio, ti ho detto che siamo in tenuta di fatica, l'ha detto Spillane. Ma io con questa maschera non vedo niente, e poi questo spillone forestiero ha scritto tutte cose sbagliate. Dove andiamo? Non abbiamo spiccioli. Zitto, certo. Fammi vedere. Ah, chi è firma? Se va in protesto. Sì. Lei ha saputo del nostro arrivo, eh? Che come l'ha saputo? Che ne so io. Grazie. Goodbye. Prima porta a destra è quella della cassaforte. Bene. Noi facciamo il pane. Sì, io faccio il cane. Please. Forte. Eh? Usare la saponetta è pericoloso. Io da domani mi lavo a secco. Parlo della saponetta esplosiva, farebbe troppo rumore. E allora? E allora bisogna localizzare i chiavistelli cilindrici, inserire delle piccole dosi di nitroglicerina e farla saltare. Procedi. Fai fare, please! Credevo che volesse visitare la cassaforte. E infatti lo sto ascoltando. Falla tossire. Zitto! Sto cercando il punto debole. Per le supposte? Sì, di nitroglicerina. Presto, prendi il taccuino. Ma che fai? Il tacchino. Quino, taccuino, quino! Non è quino, taccuino, il libricino. Ah, il libricino. Il libricino. Ma come parla? Metro. L'ho detto metro, non mitra. Non ti arrabbiare per una E. Ecco. Altezza. Dimmi, mio prode. Altezza 1,40 m. Larghezza 88. Circonferenza 54. Totale? 7x7 49, 3x4 25, 1 per cecce, 1 per cecce, 1 per cecce, uguale 2.743. Mi sta bene. Trapano elettrico. Alle 8.30 parte, poi c'è l'accelerata a vapore che parte un'ora dopo, però si viaggia più comodi. Please, trapano! Poi trapano, trasformatrice! Ecco, presto, cerca una presa! Lasciami! Sento una presa elettrica! Ah, elettrica! Ci deve essere qui! Dove? Ah, ecco! Ma che fa? Trapassi, non è qua che si prova lo yeye. Questo non è mica il camerino degli artisti. I vostri compagni stanno già tutti in sala. Ma che state facendo qui? Eh? I don't speak Italian. Dovere andare. Andare. Lavorare. Lavorare. Oh, che stupido. Avevo lasciato la cassaforte aperta. Ma voi state ancora qua! Andare! Lavorare! Yes, via, yes. Via! Anda, anda! Anda! Bravo!
Vi avete fatto tutto. Ma che bravo, sono quasi carbonizzato. Ye, 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 ye. Siamo stati scoperti, dobbiamo tagliare la corda. Andiamo. Oh, Nana, ferma, vi aspettano. Andiamo, su, prima le signore. Caracca, vai. Mi scusi. Che succede? Ciccio, io non ci capisco niente, non so di che cosa si tratta. Guarda quelli dell'orchestra, sono vestiti come noi, ci hanno scambiato per due di loro. E beh, che dobbiamo fare? Io non so cantare, non so ballare. La polizia! Conta. E che canto? Conta. Canta che te passa. Mi presta la chitarra. La grotta su granulanoni, yeah yeah yeah, come curiosi ci posso spiare, yeah yeah yeah, il cavallismo mio, un gran dolore, yeah yeah yeah, morire senza andocco di campana, prego signorine, favoriscano con voi, andiamo, poche chiacchiere, yeah, yeah, yeah. La cassaforte è intatta, ma non c'è dubbio che questi sono arnesi da scasso. Io direi di chiamare la polizia. È già qui la polizia. Ci sono in giro due scassinatori, lo so. Non si preoccupi, li abbiamo già individuati. Yeah, yeah. Sì. Ciccio, a me questo garage mi sembra di conoscere. Da questa parte. Presto, su. Ma noi li vogliamo bene a Franco e Ciccio e li ammiriamo. Ecco. State zitte, cretine. I conti li facciamo dopo. Baluzzo. Paolo, hanno pizzicato anche te. Signor commissario, nostro fratello è innocente. Oh, è vero. Buono. Ci assumiamo da sole per intero tutta la responsabilità. E che qualcuno lo mettesse a verbale. Ah. Rosalina, my dear. Merelina, io ne guai da Sclides. Zitto, sta prendendo un altro granchio, signor commissario. Signor commissario, noi le nostre fidanzate non le conosciamo. Non le... Vuoi spiegargli tu come stanno le cose a questi due deficienti, Geremia? Oh, my God, c'è pure Geremia. Ma quello sta sempre in mezzo come il prezzemolo. Signor commissario, noi quello non lo conosciamo. Ringraziate Dio che mi ha telefonato. Altrimenti a quest'ora sareste veramente alla mobile voi due. Che? Sì, mi ha telefonato per avvertirmi che voi stavate organizzando un colpo al Pie Park Club. Così che ha fatto la spia? Signor commissario, lo arresti immediatamente! Ma che arresti? Non hai capito che è un commissario finto? Finto! Eppure sembrava vero. Stessa altezza. E tu? Mi hai fatto arrestare da un commissario posticcio? Che disonore. Geremia del cianuro. Giuditta! E quando My Brothers dice Giuditta, vuol dire Giuda. Geremia, c'hai la faccia della spia. E siccome io faccio la rima, ti caccio via.
Per me, se il maestro è d'accordo. Miei cari fratelli, sì? Se c'è qualcuno qui che deve essere cacciato via, sono quelle là. Una e due. No! Me ne levo, Rosalie! Mai nobile! Nessuno ti caccia via! Quando vi ho dato l'incarico di fare le dame di compagnia a questi due minorati... E ora sono maggiorenne. No, per me sarei sempre un minorato. Per lui sono sempre un bambino. Che cosa vi ho detto? Ci ha chiesto se sapevamo giocare a ramino, a canasta, a rubamatto. Sì, a cicabuca e a battimuro. Ma a noi ci piace di più, guardi e ladri. Vero, Ciccio? E poi ci amiamo. Yes, sir. Finalmente due donne che ci comprendono, che la pensano come noi. Appunto perché la pensano come voi, non vanno bene per voi. Avanti, liquidatele. No, questo mai. Perché? Perché me la sforzo? Non voglio. E perché? Perché non voglio? Ma la colpa è stata tutta sua, che si è fessato di fare al Sene Colupino. Via, via, io, via. Sciocca. Portatele via, via. No, lasciateci. Merelina mia. Rosalind, you are my heart. Tu sei sempre nel mio cuore. A night, kind is blacky hide. Che dici? Eppur si muove. Lasciatemi. Il electronic engineer. He must know perfectly the machine. Of the... just a moment, please. Electronic Production General Company. Yes, yes, that's it. Electronic Production General Company of Zimbra. Is it clear? All right. I'll see you tomorrow morning in Paris. I'll wait for you at Hotel Bedford. As usual. Yes? Okay, goodbye. Va pure tu. E allora parli tu o parlo io? Parlo io. Parla lui. Sedete. Sentite, fratellini cari, vi parlo proprio col cuore in mano. Io devo partire oggi e starò fuori due mesi. Se vi cacciate in qualche pasticcio mentre io sono all'estero, chi vi tira fuori dalla prigione? E tu credi che la prigione possa mettere paura ai figli di nostro padre? Ai nipoti di nostro nonno? Vi faccio una proposta. Accetto. Shut up. Perché non preparate un bel colpo mentre io sto fuori? Voi preparate un bel piano? Eh sì, ma tu starai fuori due mesi. Appunto. E credi che ci voglia due mesi per preparare un piano? Anche due anni. Bisogna vedere se è a coda, se è a mezza coda. Please, Frank, please! Scusa, Paolo. Vedete questo dossier? Qui c'è il piano completo e dettagliato del mio prossimo colpo. E sarà anche l'ultimo. Il mio canto del cigno. Dopo questo, mi ritiro. Un colpaccio con i fiocchi. Certo. Per chiudere in bellezza una vita come la mia, ci voleva qualcosa di veramente eccezionale. E allora io ho pensato di svaligiare la Banca d'Italia. Accidenti, Franco, hai sentito? La Banca d'Italia, dove stampano il circolante nazionale. La cioccolata nazionale. Please, Frank, please, il circolante. Money, money. I picciole. Ah, viva. Congratulations, Paolo. Grazie, grazie. Ma non è per vantarmi che ve ne parlo. Voglio che vi facciate un'idea di quello che è un colpo serio, organizzato su basi moderne, su basi scientifiche, e del tempo che richiede per essere messo a punto. Anni di studio ci vogliono. E denaro. Grossi capitali. Ecco, guardate. Tre anni fa c'era questo palazzo alle spalle della Banca d'Italia. L'ho comprato io per 500 milioni. E l'ho fatto demolire. Altri 100 milioni. E 200 ne ho spesi per le fondamenta di questo nuovo palazzo che ho incominciato a tirare su. Altri 400 milioni. E sapete perché tutto questo? Perché alle spalle del palazzo si trova la camera blindata della Banca d'Italia. Il cantiere sarà la base dell'operazione quando scoccherà l'ora X. Da lì, seguendo un itinerario sotterraneo, una scelta squadra di specialisti si spingerà fin sotto la stanza blindata, dove penetreranno e faranno il colpo più favoloso che sia mai stato fatto. Naturalmente anche voi avrete la vostra parte. Certo, e noi cosa dobbiamo fare? Niente. Mi sta bene. Anzi, se dovete parlare d'affari, io me ne vado. Qui, dove vai? Me ne vado. Scusa, perché non dobbiamo fare niente? Perché io vi pago per questo. Sì, ma questa volta è diverso. A noi i soldi non ci interessano, vogliamo la gloria. Ma che gloria, gloria! Stai zitto! Perché non ci metti in quella squadra di specialisti? Perché voi non siete specialisti. Pensate che io me li vado a cercare a Londra, a Lisbona, ad Amburgo, a Parigi.
perché voglio i più bravi d'Europa. Giusto. Basterebbe un uomo sbagliato, uno solo, per sciupare questi Paolo? 3 anni di preparazione. Non è giusto. Spicciati, Paolo, altrimenti perderemo l'aereo. Oh, sono le 9.30, scusa cara, metto via queste carte e vengo. Ciao. Paolo! Sì? Sì, sì, vengo, vengo. Allora, mi raccomando, calma e non fate sciocchezze. Ciao, Paluz! Beh, allora, intesi? Ma sempre con questo cane, tu, su, andiamo. Buon viaggio! Oh, chiudi la porta a chiave. Perché? Chiuditi, ho detto, via! Svelto! L'ho chiusa. Di che cosa si tratta? Il dessert di nostro fratello, sì. L'ho perduto! Non l'ha perduto, gliel'ho fregato io dalla cassaforte. E quando ritornerà, come lo farà il colpo? Non lo farà, quando tornerà non troverà più una lira alla Banca d'Italia, capisci quello che voglio dire? Non tanto. Che il colpo alla banca lo faremo noi. Noi? Sì. Noi? Sì. Ciccio, scusami, non per vantarmi, ma io non ho capito niente. Ma non capisci che dopo questo colpo i supercriminali saremo noi? Noi? Passeremo la storia come Al Capone, nonno Calogero, zio Pasquale, nostro padre. E dimmi quando lo faremo questo colpo? Presto. Allora vado a telefonare a Merelina. Merelina. Aspetta. Che c'è? Lo faremo da casa nostra. Andiamo via di qui. Da casa nostra? Sì. Ma c'è Geremia, che c'è la faccia della sfera. È vero. Quello potrebbe informare nostro fratello. Ma non appena arrivo a casa, lo caccio via. Ma si sospetterebbe. Dovremmo licenziarlo con un certo tatto, con diplomazia. Con diplomazia? Ci penso io. Qui c'è un paragrafo che deve essere molto importante. Ah. È sottolineato in rosso specialista. Ah, gli specialisti che nostro fratello è andato a cercare all'estero. Solo che noi dovremmo cercarli a Roma per 2 ragioni. Primo, il colpo lo dobbiamo fare prima che torni Paolo. E la seconda perché all'estero potremmo trovare anche nostro fratello. Ma solo che a Roma è difficile trovare questi specialisti. Ah, non ti preoccupare, vado a telefonare a Romoletto. E chi è? Il genio del male. E questo sarebbe il genio del male. Romoletto, il genio del male. E lascialo parlare prima di parlare. E parla. Dunque, qua vi serve un radiotecnico, un elettronico, un idraulico, un minerario, un artificiale e una pagnottella imbottita con un po' di prosciutto e burro. E che c'entra? No, quello è per me perché a stomaco vuoto ragiono male. Ger, Delta. Una pagnottella per l'affamato. Se fosse pure una biletta. Il genio del male. Romoletto, il genio del male. Continua. Dunque, radiotecnico ce l'abbiamo. Bene, chi sarebbe? Io. Tu saresti un radiotecnico? Io sono tifoso da Roma, tutte le domeniche attaccate alla radio, più radiotecnico di me, dove trovi? Il genio del male, Romoletto, il genio del male. Bene, continua. Poi ci sarebbe l'elettronico. No. Chi è? Io. Ma non sei radiotecnico. Eppure il radiotecnico magari faccio due cose e me darete due parti. Romoletto, il genio del male. E lascialo parlare! Ma non può fare due parti! Vabbè, c'ho pure l'elettronicista. L'elettricista? Oh. E chi è? Marconi. Marconi chi? Mi pare Ferdinando. Credevo Guglielmo. No, quello non se ne intende. No, dico posso telefonare? Vai a telefonare. Dimmi una cosa. Tu a questo lo conosci? No. Che vuole Ferdinando Marconi l'elettronico? Mo io lo chiamo subito. Ferdinando, al telefono, c'è un amico tuo. Falla aspettare, un minuto e ho finito. Potrebbe aspettare un momentino. Sta mettendo la lampadina all'ingresso.
Tu fossi non ammazzare, Ferdinand. Ogni volta per mettere una lampadina mi devi far zompare la luce in tutta casa. Ma come fai? E che ne sai? Ci sarà stato un condetto. Io vorrebbe sapere chi l'ha fatto, sto impiego. L'hai fatto tu, l'hai fatto. Io. Pronto? Chi parla? Animaccio. No, non diceva lei. Diceva il Cirino. Hai capito l'indirizzo? Allora ci aspettiamo domattina. Ciao. E uno. Avanti con l'altro. Con l'altro specialista. Che ci sarebbe adesso? L'idraulico. Che è l'idraulico? Beh, uno stagnaro un po' più grosso. Ce l'ho. E chi è? C'ho Filippo. Filippo. Signori, mi dà la chiave inglese per piacere, poi ho finito. Signori, sono 20.000 lire. Come? Per aggiustare un rubinetto 20.000 lire? Ecco, sono al rubinetto, ho cambiato il sifone, il tubo di scarico e la saracinesca al lavandino. È tutta la mattina che c'è lavoro. Ma adesso funziona? E come, non funziona? E prova un po' lei. E che è un miracolo. Dico, che ve pare, non è abbastanza grosso? Ma io non intendevo dire grasso. Comunque, mi sta bene. Che c'è rimasto ancora? Giù, panini, un po' di mandorlette. No, no, come specialisti. Ah, c'è, manca solo che l'artificiere. E il tecnico minerario? E a che serve? Come a che serve? Essendo pratico di miniere, deve andare sottoterra a fare un buco. Ah, scio Fabio! Ha già lavorato nelle miniere? Non lo so, ma quello i buchi li fa tutti i giorni. Chi? Fabio? Voglio chiamo! Mamma, quanto mi fa male sto piede. Mario, di a Fabio che vanno al telefono. Mo tu lo cerco io. Fabio! Fabio! A Fabio! Fabio! Oh! Cos'è? Vanno al telefono. Cos'è che vogliono da me? Se mia moglie dice che non ci sono mica! Ah! Il sesto della giornata, che funghi che te fossi! E adesso pensiamo all'agnello pasquale. Eh no, semmai al panettone, siamo sotto Natale. Signori, per le feste, pensiamoci dopo. Ma no, è l'artificiere agnello pasquale, è Pasquale Agnello, di una famosa famiglia di artificieri napoletani. È uno che fabbrica lì botti, lì ricerati. Ah, sì, lo conosce, è un napoletano. Una volta stavi in una baracca laggiù. Ma adesso è tua lei che sta... Non lo so, mo sta in un'altra. Forse in quella. Quella? Era quella. Sì, signore, e questi sono i miei aiutanti. Non ci siamo, Pasquale Agnello, non ci siamo! Siamo qui? E lo vedo pure io che siamo qui! E lo fai lo spiritoso, fammi vedere le mani! Mani pulite, unghie pulite, piedi senza calli! E tu con quel testone visto dall'alto mi sembri l'aeroporto di Fiumicino! Facce da seminaristi, staglio e olio! Ma dico io con queste facce che ci faccio? Please! Gentleman, attenzione! Dovete sembrare dei perfetti lavoratori dell'edilizia.
In tal modo, quando domani entrerete in cantiere, non desterete sospetti. Bene. Ma domani è domenica. È già lunedì. Troppo tempo per dirlo. Zitto. Appunto perché domenica, quando entrerete, non incontrerete gli operai che di solito ci lavorano. Dicevo che domani c'è la pappa. La pappa col pomodoro. La partita Roma-Napoli. E non posso rimandare il colpo perché c'è la partita. Se rimando la partita, l'ascolterai alla radio. Oh. Altre obiezioni? Sì, io. Scusa, sì? Ma nel cantiere non c'è un guardiano. La domanda è pertinente. Ah, c'è anche lui. Chi? Il tenente. Pertinente. Pertenente. Zitto! Il custode c'è. Ma non si vede. Ma non si vede. Si vede! Si vede che c'è. Ma nel nostro piano è tutto previsto, tutto calcolato. Frank? Eh? Prendi il dossier e controlla paragrafo custode. Occhial! Sì, binocolo. Domani mattina faremo un telegramma al custode dove lo informeremo che sua madre è gravemente ammalata. Poverina. Il telegramma partirà da Monterotondo alle 10 precise e arriverà a destinazione alle 17 in punto. Dico bene? Dopo. Che c'è? Ciccio, io qui non riesco a capire una cosa. Qua? Il guardiano, qui c'è scritto, che sa tutto del colpo. Certo che lo sa. È un uomo della banda di Paolo. Secondo il piano, il telegramma serve per creargli un alibi. Ah. E noi ne approfittiamo per allontanarlo dal cantiere. L'alibi? Ma no, il guardiano. E l'alibi? Rimane. E scusa, con l'alibi dentro noi come faremo? Please, Frank, please! Adagio questo please. Gentlemen, attenzione. Controllare i vostri orologi. Sul mio sono le 5, 3 minuti primi, 26 secondi, 6 decimi. Siamo lì, io faccio le 5 e 10. Io meno 5. 5 e un secondo. 4 e 3 quarti. 2 minuti alle 5. 4 e 25. 5 e 24. Mezzogiorno preciso. Si è fermato. Silenzio! Fai il 16 e senti che ora è. Sarebbe ora di buttare qui gli orologi e comprarne di nuovi. Ehi ragazzi, ma non c'è in giro proprio nessuno. Per forza, è domenica, poi allo stadio c'è Roma-Napoli. Chi vuoi che giri a quest'ora? Eh sì, c'hai ragione. Lo sapete che i napoletani hanno in base a Roma? Poracci, 250 chilometri per venire a vedere come gli famo i bozzi. Speriamo che San Gennaro ci protegga. E che può fare San Gennaro? Pure se si mette a terzino, come ferma a fare sono goli, miracoli? Ma si è andato deficiente, ma che capì? Io mi riferivo al colpo. Fregassai della partita Roma-Napoli. E i signori si trattengono molto? Sì, fino a stasera. E hanno portato tutta sta roba? Ci cambiamo spesso, ragazzo. Alle signorine della stanza accanto quale bagaglio devo portare? Nessuno. Ma le signorine non si cambiano. Sono cambiamenti loro. Vada, vada, vada. Psst. Vada, 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 vada. Vada, 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 vada! E vada! Oh, perché non gli hai detto di andare? Presto, le valigie. Con questi potenti mezzi radiotrasmittenti messi a disposizione da nostro fratello Paolo, possiamo comunicare con i nostri uomini quando e come vogliamo. Incredibile! La radio è la più grande scoperta dell'uomo. No, no, dico incredibile se noi riusciamo a mettere in moto questa gegge e farlo funzionare. Ma è semplicissimo, ci riuscirebbe anche un bambino, un deficiente. Allora ci provo. Non si sente niente. Please, Frank, please.
Ricordati che la radio è stata sempre indispensabile, specialmente quando succede qualcosa di importante. Siamo tutti là ad ascoltare, eh? Tutto il calcio minuto per minuto. Il programma è offerto dalla Stock di Trieste, che vi ricorda lo Stock 84, il prendi di chi se ne intende. Il campo principale è oggi l'Olimpico di Roma, dove si sta svolgendo l'incontro Roma-Napoli. A voi Roma! Stabilisco il contatto con gli uomini del camioncino. Buon pomeriggio, vi parla Nando Martellini. Dica! I meridionali sono scesi a Roma con l'intenzione di fare il colpo d'urto. Siamo scoperti. Te lo dicevo io. Sono presenti 80.000 persone. E doveva essere un colpo segreto. Il primo tempo è terminato col seguente punteggio. Roma 0, Napoli 0. I giocatori escono. La partita. La Roma batte il calcio d'inizio. Ecco Francesconi sulla destra, Tamborini che fa viaggiare subito Leonardi. Fuga di Leonardi che viene affrontato da Emoli. Pase chiama automezzo. È il cavo. Automezzo Geno del Male risponde. Base. Come va? La Roma prende con tenacia, ma la difesa del Napoli oppone una splendida resistenza. Basta, non mi frega niente della partita. Alle 5 in punto dovete essere al cantiere, chiudo. E io li apro. Interviene Calvenetti in modo falloso, fischio dell'arbitro, calcio di punizione in favore del Napoli. Accidenti. Non c'è contatto. Presto, pistole. Sì. Chi è? Siamo noi. Ah. Presto, entrate. Chi è? Io. Deficiente. Tutto bene, ragazzi? Chi è? Io. Ah, sei giunto. Beh, perché vi siete vestite così? È stata un'idea del micione. Sua. Tua. Ma il dossier questo non lo dice. Ah, l'ho vista a cinema, funzionano così. È poi stata una mia iniziativa personale. Basta, non perdiamoci in chiacchiere. È gelosa delle mie idee. Andiamo. Da qui si vede tutto quello che succede nell'interno del cantiere. Ma da qui non si vede niente. Ecco perché secondo il dossier la camera doveva essere all'ultimo piano. Lo sbaglio l'abbiamo fatto noi a lasciarci convincere dal portiere che diceva che il piano terreno era la stessa cosa. Non mi sono fatto convincere, solo che le camere dell'ultimo piano erano tutte occupate. E adesso dovete rinunciare al colpo. Che peccato. Niente paura, Ciccio risolve l'impiccio. Presto, dammi una mano. Tieni, ciao e buon lavoro. Dove vai? Mi hai detto di darti una mano. Ma no, dammi una mano, aiutami, prendi quel tavolo. Si mangia. Ecco il tavolo. Ma mi vuoi spiegare cosa intende fare? Certo. Questi sono dei teleschermi. Ragazze, ho bisogno del vostro aiuto. Ma certo che vogliamo collaborare. Anche noi vogliamo fare le bandiere. E come vedete, questa è una telecamera. Non vi rimane che andare in cantiere. Convincere il custode a farvi entrare un minuto, piazzare la telecamera e tornare qui, chiaro? Figurati. Ciccio, non è meglio che ci vado io al cantiere? Ho detto convincere il custode. Ebbene? Non credi che abbiano argomenti convincenti loro? Certo che ce l'hanno gli argomenti convincenti, ma la mia ragazza e i suoi argomenti li deve usare solo con me. Tu non ci vai. Vai. Ok, girl, indossate le pellicce e andate. Sta tranquillo. Qui, la telecamera. E non date confidenza all'operaio del cantiere. Questo gatto che dorme sempre, sempre tra le braccia. Ciao, Miccioni. Wait. Stanno attraversando la strada. Lo stanno convincendo molto bene. Ma che molto bene, molto bene. Sì. Se li sta divorando con gli occhi. Lascialo fare. Lascialo fare. Ecco, e quella che fa? Ma che fa? Guarda la mia, guarda. Very good. Ma che very good e very good.
E ora che fa? Che ci gira intorno? Uè! Oh! Non facciamo scherzi! Il piano funziona? Ma che piano funziona? Qua, ma... Io scendo! Frank, Luke, da qui possiamo vedere tutto. Luke, Luke, guarda un po'. Bene. Bella soddisfazione, quel porco bibido. Ma io l'ammazzo. Fermo. La faccia a ferro di cavallo gli taglio. Zitto. Io vado a rompergli il muso e torno su. Fermati, non fare l'imbecille. Ma non vede che la sta baciando? Per un bacio. Eh? E poi che cos'è un bacio? Lo disse anche Cirano. Ma che me ne frega di Cigliano? Cirano! Cirano di Bell'Argil! Genio del male, ti ascolto! Qui c'è genio del male, chiama base, passo! Qui base, a che punto siamo? È finita proprio adesso, 0-0. Guarda che il capo non sta parlando della partita, eh! Scusi capo! È occupato! Tutto bene, sono le 5 precise e ci dirigiamo verso il cantiere, passo! Questo telegramma l'hai compilato con dovuto tatto. Certo che l'ho fatto con molto tatto. Mamma leggermente indisposta. Lunedì funerali. Finalmente quel maledetto custode se ne va. Perfetto. Spacchiamo il secondo. E del primo che ne facciamo? E del primo... Sono le 17:07. Il cantiere lascia il custode. Il custode lascia il cantiere. Comunque se ne vedono. Tra 2 minuti esatti entreranno i nostri. Sono le 17:09. Tra 10 secondi i nostri entreranno in cantiere. Meno 5. Meno 4. Meno 3. Meno 2. Meno 1. Che fai? Vedo se vengono da dietro. Please! E non te scuotere. Perché non cambiamo canale? Eccoli! Ora 17:39, mezz'ora di ritardo. Puntualissimi. Com'è emozionante, sembra un film giallo. Chissà come andrà a finire. In galera andremo a finire. White. Tu sei White nostri. White, dico silenzio. Andrà a finire bene come da dossier. Attention, please. Ha inizio l'operazione perforazione. Quando ho visto il telegramma ho pensato che aveste anticipato la data del colpo. Ma neanche per sogno. Il maestro non è neppure in Italia. Sta a Parigi. Che facciamo? Non lo so. Comunque bisogna avvertirlo subito. Signorina, mi dia Parigi. Hotel Belfort, Elysée 3127. Ok! G.
genio del male chiama base, genio del male chiama base, buco fatto, ci andiamo a calarci nel sottosuolo, artificieri preparano fuochi di mascheramento. Ritardo notevole, stop, recuperare tempo perduto, passo. Vabbè, passo. Ci siamo, voglio, facci da ambrese, su, salite. Vabbè, andiamo, salite. A te. A terra di felicemente. Tranne Filippo in leggera difficoltà. Imboccare galleria con pilastri. Trovare come punto di riferimento pilastri che sostengono la galleria. Qui nessun pilastro in vista. Che succede? Ha trovato il palazzo. Pilastri trovati, il naso sbattuto, mannaggia. Bene, procedete. Procediamo. Ok. Procedete in direzione galleria est. Fino a Monte Fiasconi. Sino a Monte Fiasconi. No! Monte... Sino a fine galleria. E proseguite sino a trovare l'astra metallica Tombino. Cunicolo chiama base. Trovato coperchio Tombino. Tombino dà nella condotta d'acqua. Preparatevi a calarvi. Indossare tute e sommozzatori. Preoccupato. Tutti con le tute. Tua. E tieni tutto tu. Attenzione. Acqua della condotta molto profonda, non impressionarsi, non c'è possibilità d'errore. Conduttura porta in altro ambiente asciutto sottostante stanza blindata. È qui che dovete perforare soffitto per sistemare carica esplosiva a passo. Pronti, siamo pronti qui. Tuffarsi! Porca zozza! Attenzione, non bere, acqua probabilmente infetta. Acqua non c'è sta, pare d'essere nel deserto. Impossibile, dossier parla chiaro. Me posino c'è gambe. Non c'è possibilità di equivoco. Trovate cunicolo con acqua, dopodiché troverete cassaforte. Ha detto di trovare il cunicolo con l'acqua. Che? Sta su. Genio del male chiama base. E qui è pieno dei cunicoli. Ripeto, prendete quello in direzione est. Dobbiamo avanzare in direzione est. E chi è tu? Est. Est, sto cavolo, e che ne so, io non so manco dove sta a sinistra. Io ho un'idea. Oddio. Dividiamoci. Il primo che trova l'acqua fa un fischio e chiama gli altri. Buona idea, ecco. Che bella. Allora, tu da quella parte lì, tu di là e tu nel cunicolo grosso, e noi andiamo di là. E sta a testa con sta perforatrice. Non so proprio che possa aver mandato il telegramma al custode. Certamente qualcuno che voleva allontanarlo dal cantiere. Rientro a Roma immediatamente. Sono 7:30, c'è un aereo che parte da Orlì fra un'ora circa. Venitemi a prendere a Fiumicino. Ma che cosa sta succedendo? È quello che vorrei sapere. Sbrigati, bisogna partire subito. Mm.
puttana per Pasquale. Credine, ma che stiamo giocando a nascondarella? Non avete trovato niente? E ci sono altri cunicoli. Allora potrebbe fare quello. E noi se famo quello, andiamo. Va. Che ritardo abbiamo? Oh! Avanti, mia Prodi! Ma che Prodi, che ritardo abbiamo? Poco. 2 ore, 14 minuti e 76 secondi. Che c'è? Pronto, pronto! Base chiama zona operazione. Chiama! Che succede? Qui non si cammina! E qui mi pare l'operazione girotondo. So 2 ore che si stava a fare un cunicolo dietro l'altro e stiamo sempre allo stesso punto. Ma per le fogne di Roma possiamo pure fare le guide turistiche. Chiudo. Meglio. Questi si sono persi, che facciamo? Isola d'Elba! Perché non dite a loro di fare come Pollicino? Chi è questo Pollicino? Il tuo amico! Parla, svergognata! Ma no, è quello della favola! Una quello favola. Che per ritrovare la strada lasciava cadere dietro di sé le molliche di pane! Ah. E mi sei geniale, diabolica! Ciccio 007 in confronto a lei diventa una guardia notturna! E sai che ti dico, scendo nel cunicolo a dare una mano a quei ragazzi, perché da soli non sono capace di fare niente! Tu non ti muovi! Io mi muovo! Come on, let's go! Attenzione! Base chiama genio del male. Genio del male ha 7 istruzioni. Comportarsi come Pollicino. Pollicino sconosciuto in zona operazioni. Pollicino era uno più intelligente di voi, che lasciava cadere le molliche per ritrovare la strada. Pare non c'è, impossibile fare molliche. Imbecilli! Lasciate cadere qualche altra cosa, passo! Sono pronto? Quasi. Ecco. Fratello Ciccio, io da questo momento scendo nel cunicolo a dare una mano ai ragazzi. E tu da questo momento in poi non avrai più preoccupazioni. Addio. Dove sei? Ciao. Tu mi fai schifo. Con permesso. Sapete che ci mettiamo all'ingresso di ogni cunicolo? Al posto delle sole di molliche di pane? No! I tubi di dinamite. Ti ho portato un quintale. E io ti aiuto. Facciamo uno per uno, eh? Non più di uno, perché altrimenti la cassaforte la facciamo saltare con una scatola di cerine. Vedi? Allora, sì, alziamoci. Alzatelo! Forzate! Allora li mettiamo in fila così ritroviamo la strada come Pollicino. E sta attento con sta perforatrice. Attenzione, qui Santa Barbara. Attenzione, qui Santa Barbara. Un quarto d'ora siamo pronti. Beati voi! Se andremo avanti così saremo pronti tra un quarto di secolo. Chiudo! Io questo fatto dei fuochi artificiali non l'ho mica capito. Ma è semplice, no? È per festeggiare la riuscita del colpo. Ma che? La faccenda dei fuochi d'artificio l'ha trovata più geniale e più semplice del colpo. Oggi è l'8 dicembre, festa dell'Immacolata. Dopo la processione faremo scoppiare in cantieri i fuochi artificiali. Di modo che nessuno potrà udire il botto della carica di dinamite che faremo esplodere per aprirci una breccia sotto la stanza blindata. Com'è intelligente vostro fratello. Ma perché io che sono un cretino? Siamo di razza, Pussycat. Ma caro, oggi non è l'8 dicembre e neanche la festa dell'Immacolata. Beh, non importa, abbiamo cose più importanti a cui pensare. E che è? Ciccio chiama cunicolo, Ciccio chiama cunicolo. Avete trovato acqua? Bravi!
Bevi, bevi! Finalmente ce l'hanno fatta! Ce l'hanno... Ma dove sei? Ce l'hanno fatta! Cos'è che hanno fatto? Pronto! Pronto, Franco Chiamasiccio! Franco Chiamasiccio! Pronto, Franco Chiamasiccio! Franco Chiamasiccio, ci sei? Siamo sotto la stanza blindata! Inizio perforazione! Soffitto, sì! Aspetta! Uè, ma che fai, disgraziato? Dove perfori? La parete! Ma no, il soffitto! Glielo vuoi dire dov'è il soffitto? Sulla tua destra! Sulla tua destra! Ma quale destra? Ma che destra mi fai dire sulla tua destra? Sulla tua testa! So, so! Non ce la faccio più, ma come non ce la fai? Ma come non ce la fai? Alza! Alza! Ma che fai? Assassino! Forza, ragazzi! Come on, boys! Sento che va tutto per il meglio! Disgraziato, devo pensare tutto io, devo pensare! Sì, sì, fai sì, silenzio! Sì, sì, sì. Poi, dottore, giri dall'altra parte! Sottosterzo! Sottosterzo! Savoia! Ciccio incoraggia Franco, Ciccio incoraggia Franco. Tra poco avremo finito e salteremo tutti dalla gioia. Ripeto, salteremo tutti dalla gioia. Forza Franco, che ti sono vicino. Nessuno può sapere quanto ti sono vicino. E tu qui che ci stai a fare? Ciao. Ma... Ciccio! Errore topografico ci fu! Vi avviso! Ciao! Tu va a casa, io vado a vedere che succede al cantiere. Ciao, cara. Siamo in ritardo, tutta colpa di quel deficiente. Franco Chiamasiccio! Franco Chiamasiccio! Il microfono! Franco Chiamasiccio! Franco Chiamasiccio! Ciccio risponde a Franco. Che ore sono? Che succede? Buco conicolo eseguito! Stiamo piazzando carica dinamite! Pasquale Agnello al lavoro! Pasquale Agnello al lavoro! Dove la stai piazzando, disgraziato? Nel buco! Sì, ma in quale buco? Sei sicuro di essere sotto la stanza blindata? Certo che sono sicuro! Ma che discorsi sono? Ma che non hai più fiducia? Mai avuto fiducia in te, stop! Comunque procediamo! Allora sparo! No! Dossier tassativo su questo punto, aspetta! La dinamite deve saltare durante i fuochi d'artificio. 5 minuti dopo l'esplosione del primo colpo, chiaro? Dimmi una cosa, come faccio a regolarmi io? Da qui sotto non si sentono i botti! Tu non devi sentire i botti! Devi sentire me! Quando dico fuoco, fai brillare la carica, capito? Va bene, non ti preoccupare! Ragazzi, tenetevi pronti! Passo! Ciccio chiama Marconi! Ciccio chiama Marconi! Rispondete! Prego parlare più chiaro! Qui Marconi risponde! Isolare impianto elettrico Banca d'Italia. Ricevuto. Guenti. Fermici. Guarda che devi levare la corrente alla banca, mica tutto il palazzo, Spirito, non so. No, 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 no.
E adesso che sta succedendo? Da quando c'è di mezzo l'Enel, scioperano sempre. Accelera tu, e cerchiamo di non perdere tempo. Accidente, ragazze, ci mancava anche questa. Presto, accendete qualcosa. Presto, un po' di luce. Svelte, un po' di fuoco. Fuoco, detto! Cavo obbedisco! Oh Gesù, invece della dinamite, i loro fessi mi hanno lasciato i fuochi di artificio. Ehi! C'è poco da ridere, se i fuochi di artificio l'hanno dato a me, la dinamite ce l'hanno loro! Alla valigia! L'hai sentito pure tu il botto? Già, ma dovevamo incominciare noi. E chi comincia, comincia, almeno dai, non perdiamo tempo. Ma questa è la fine del mondo! Fuoco artificiale che sta per averti in badia! Attenti! Ai! Ai! Uso! Abbassare! Leva di pompieri! Sembra Capo Cannavallo! Franco chiama Ciccio! Franco chiama Ciccio! E Ciccio chiama Franco! Franco chiama Ciccio! Ciccio chiama Franco! Ciccio mi senta! Ai, aspetta, ti ho sentito! Come mai qui? Anche tu nel cunicolo, ma nel dossier non c'era scritto! Zitto, deficiente! Piuttosto conosci qualche foro? Il foro italico! Ma no, un foro di uscita! Ma io vengo di là, forse dall'altro lato! Mamma mia bella, ma che è successo? Non lo so. So solo che fanno bene a proibire i fuochi artificiali. Meno male che è finita. Dimissione, bambina di sorcio! Ah! Fermate i sospetti! Prendete l'autista, presto! Cercate il guardiano! Da questa parte! Qui c'è una scala, vediamo dove porta. Andiamo, andiamo! Toh, chi si vede? Il maestro, buonasera. Toh, il commissario, buonasera. Non tragga relazioni sbagliate, mio caro. Questo cantiere è mio. Era più che logico che venissi a dare un'occhiata, sentendo delle esplosioni, non le pare? Mi pare che a star qui io sia pienamente nel mio diritto. Lei non crede, commissario? Certo, certo. E se scoprissimo che dal tuo cantiere, attraverso una galleria sotterranea, si arriva alla stanza blindata della Banca d'Italia? Sì, queste cose le ho viste anch'io al cinema. Ladri in tenuta da sommozzatori. Ah, sì. Genio del male chi ama base, genio del male chi ama base, genio del male chi ama base. E che sono stato io? Oh, e guarda bene chi è stato, e c'è lo spiacevole qui voce. Assumere un po' delle pinne. Manette, prego.
cabina elettrica è allagata, signor direttore. Per fortuna abbiamo l'impianto supplementare che va ad accumulatori. C'è un buco. Speriamo che sia il buco della salvezza. Con quest'acqua ho paura di prendere un raffreddore. Zitto, poi ci cureremo. Tutto a posto, signor direttore. Ah, meno male. Faccia chiudere. Che tra poco ce la farai e saremo liberi. Ma aspetta, fammi Che c'è? Deve spingere più forte, hai capito? Sì. Sei pronto? Pronto. Uno, due e tre. Si è lasciato pezzagare. Ma per fortuna che ha due fratelli come noi. Ma non ti preoccupare, lo tireremo fuori. Gli metteremo uno dei migliori avvocati.